Ladies and gentlemen, brothers, going down to bike show. It's not only a show, it's all about the bicycle. Di Bike Show, benvenuti a questa nuova puntata. Siamo a ICMA 2016, la fiera internazionale della moto. Qui con me Giada Macchi. Ciao Giada. Ciao. Bene, qui siamo nel mondo delle due ruote, non quello delle biciclette, ma quello dei motori e anche quello delle bike. Però noi di Bike Show ci siamo. Esatto, noi ci siamo sempre presenti, siamo sempre sul pezzo. Col nostro stand qua in fiera ICMA 2016 vedrete appunto nuovi ospiti speciali e quindi seguiteci e rimanete sempre con noi. Bene, qui incontreremo tanti campioni, incontreremo veramente protagonisti delle due ruote, sia su strada che di bici, perché ricordiamo che poi i nostri campioni sono anche appassionati delle moto. Incontreremo tanti amici come gli amici di Ottaviano con Marina Romoli Olus, quindi interviste speciali, grandi campioni, appuntamento da non mancare, seguiteci perché ci saranno le interviste di Giada, le interviste mie e i grandi protagonisti. Bene, amici di Bike Show, siamo qui nel nostro stand con un ospite, abbiamo qui con noi Marco Cannone. Marco, donne e motori e bicicletta. Donne e motori e tanti dolori, come si suol dire. Sì, bicicletta, ma adesso è l'evento di queste e-bike e quant'altro, biciclette elettriche, biciclette con i motorini. Allora andiamo a vedere se c'è qualche sorpresa e vedere di fare sempre un po' meno fatica mentre vado in bicicletta, sai, gli anni passano. E di conseguenza, se si riesce a trovare qualche aiutino meccanico, non è male, insomma.
Beh, io sto già barando perché uso una bici elettrica, quindi un po' più moto, però è la novità, è l'evoluzione, è il mercato nuovo. Sì, diciamo che bisogna sempre guardare avanti, guardare sempre l'orizzonte per vedere appunto questi nuovi mercati, nuovi prodotti, che cosa ci offre. E sono venuto qui apposta per vedere se c'è qualcosa di interessante, perché sai, non si sa mai, Danilo, bisogna sempre essere aperti a nuove opzioni, e qua penso che sia il posto giusto dove trovare appunto queste innovazioni. Poi, insomma, quale posto migliore venire a trovare te? Bene, quindi noi adesso andiamo anche a fare un giro, a vedere un pochino le novità di EICMA, delle moto, vedere gli stand. Ma questa qui è la fiera delle moto? Ah, ok, no, perché io onestamente ho visto tutto tranne moto fino adesso. Però dai, colgo l'occasione, Danilo, per andare con te a vedere qualche due ruote di quelle giuste. Andiamo. Bene, noi intanto ti ringraziamo, poi lo rivedremo sempre con noi su Bike Show. Comunque andiamo a vedere le moto, noi ci vediamo dopo. Bene, amici di Bike Show, altro ospite qui nel nostro stand, siamo qui con un campione dei motori, allora campione di motonautica, campione con le macchine, Gian Maria Gabbiani. Ciao Gian Maria. Ciao a tutti gli amici di Bike Show, e insomma è bello rivedersi qua all'EICMA, che comunque è una grande festa del motore e non è impossibile mancare. Vedo, è passato gli stand delle moto te. Sono un po' provato, perché comunque ho un altro stand che è esattamente la parte opposta, ed è una rimbalzarsi tra lo stand 2 e il vostro, chiaramente, però è comunque sempre un piacere, perché è un ritrovare veramente tantissimi amici. Allora Gian Maria, quest'anno stagione con NASCAR Europa, altre macchine, com'è andata? Allora, l'Euro NASCAR non è andata proprio benissimo, pensavo di portare a casa un risultato un pochino più importante, però ci sono stati 3 incidenti abbastanza grossi, di cui uno che mi ha proprio spedito all'ospedale, quindi è stato un anno, diciamo, di transizione. Però abbiamo cercato di capitalizzare il più possibile, e quindi per la prossima stagione evitare gli errori di questa. Ottobiano Sport Show, Marina Romoli Onlus, tu c'eri, giusto? Hai corso? Sì, quest'anno, come tutti gli anni, la gara di kart, ovviamente io gioco a favore. Mi hanno buttato fuori all'ultimo giro, però è stato comunque una bella sfida, abbiamo animato il circuito e poi abbiamo fatto la classica gara sportivi con i ciclisti professionisti, dove per ben 3 giri siamo rimasti, il nostro equipaggio è rimasto in testa, poi ho finito le gambe e siamo arrivati settimi. Bene, appuntamento qua, cosa c'è di bello da vedere qua in EICMA? A parte le moto? Bene, ragazzi, non diciamo, perché c'è da diventare male. Sì, no, quello è sempre stato così, e per fortuna per l'occhio maschile devo dire che fa tanto. Ci sono stand dove le ragazze sono talmente belle che il pubblico va a vedere le ragazze. Però a parte quello, per gli appassionati ci sono delle motociclette fantastiche. Una su tutte che ho visto, hanno riproposto la Caballero, che è un pochino nell'immaginario comune di tutti quelli che hanno iniziato a guidare le moto, quindi quel famoso cinquantino. E il Fanti Caballero è fantastico, e poi ci sono delle moto custom che hanno creato i vari tuner, che consiglio di venire a vedere lo stand 2, perché comunque ci sono veramente delle motociclette incredibili. Bene, noi intanto ci rivediamo, ci vieni ancora a trovare, giusto? Sì, io spero di riuscire, insomma, a fare tutta la fiera. Bene, grazie Gian Maria Gabbiani. Gian, ci vediamo qua allora. Allora, buon lavoro. Bene, amici di Bike Show, siamo qui con un ospite speciale, abbiamo qui con noi Davide Guarnieri, campione di motocross, una grande carriera. Davide, tanto siamo qua in casa tua, perché il mondo delle moto è tutta la tua vita.
com'è stata questa stagione, com'è stata fino ad oggi la tua carriera anche? Ma diciamo, la mia carriera è stata lunga, tuttora è abbastanza lunga. E ho iniziato a 5 anni ad andare in moto da cross, come puro divertimento, dai 5 ai 10 anni con le motorine, quelle piccolissime, quelle dove tutto è ancora un gioco, fino ai 10-12 anni. Poi inizi a correre ai livelli già italiani, sei ancora giovane, però comunque capisci che se sarà la tua vita o no, è un po' in quell'età lì. E da lì ho capito, vincendo i primi italiani, vincendo le prime competizioni internazionali, che molto probabilmente ero abbastanza bravo. E ho iniziato a correre a livello professionistico dopo 3-4 anni e ho fatto 13 anni di mondiale, 13 anni di mondiale, 3 anni di europeo. E sono riuscito anche a vincere qualche gara, ho vinto un campionato del mondo Under 17. È andata abbastanza bene, sicuramente ho qualche rimpianto, avrei potuto fare meglio in certe situazioni, però comunque sono le cose che col senno di poi sono sempre un po' più facili, all'inizio non sai bene come andranno. E poi niente, da quest'anno sono passato a fare l'enduro nel World Enduro Honda Team, e è stata un'esperienza difficile, soprattutto all'inizio, da capire dopo tanti anni di cross. Le moto sono molto molto simili, i settaggi sono diversi, però comunque la competizione è da capire, bisogna abituarsi. Ho iniziato ad andare bene verso fine anno, quindi per l'anno prossimo sono ancora con la famiglia Red Moto e speriamo di usare quest'anno di esperienza e fare meglio. Spin and spit, some sun, cause every line trip, shooting straight from the hip.